Invece abbiamo un altro maschio, diciamo, un altro maschio, sì, molto ginnico, difatti Gigi Mastrangelo, che è un istruttore, un coach, e quindi ci darà, ci spiegherà i benefici del cammino e spero qualche consiglio utile per tutti. Grazie. Aperte. All'inizio apriamo quelle finestre, se innanzitutto buongiorno a tutti. Vedo già qualcuno che mi saluta. Sì? Ah, mi saluta, buongiorno. Sono un docente un po' anomalo, perché mi hanno detto che tutti i docenti precedenti proiettano slide, fanno vedere col computer. Io, siccome parlo di cammino sportivo, attività sportiva, non uso i computer, non uso le slide, ma mi piace interagire con voi. Quindi spiegherò un po' tutto quanto quello che è l'argomento di oggi. Il tema di oggi è il benessere legato al cammino. Però vorrei, prima di parlare prettamente del cammino, parlare un po' di benessere, un po' in senso generale. Benessere legato all'attività sportiva. Io mi chiamo Gigi, sono un istruttore, come dicevo, di fit walking, di attività sportiva, e propongo il benessere attraverso l'attività sportiva. Poi io cammino, però prima di parlare di cammino parliamo di benessere. Prima però di parlare di benessere dobbiamo inquadrare come funziona il nostro corpo, che è la macchina che ci permette di fare delle attività. Poi possono essere anche attività sportive, dopo le vediamo, ma delle attività. E per inquadrare come funziona il nostro corpo, dobbiamo immaginare di dividerlo in quattro aspetti. Il primo aspetto è la parte dell'intelletto. Il secondo aspetto è la parte delle emozioni. Il terzo aspetto è la parte delle intuizioni. L'ultimo aspetto è la parte del corpo. Ho lasciato per ultimo proprio l'aspetto del corpo perché non è fondamentale per fare attività e poi attività sportiva solo il corpo, ma dobbiamo considerare tutti questi quattro aspetti. Però, detto questo, analizziamo un po' che cosa fanno questi quattro aspetti. L'intelletto. Che cosa fa l'intelletto, secondo voi? Cos'è? Qual è la funzione dell'intelletto? Non ve l'aspettavate questa domanda? L'intelletto pensa. L'intelletto ci aiuta a pensare, ma l'intelletto ci fa solo pensare. No, che cosa fa che l'intelletto? Oh, ci fa scegliere, ci fa ragionare. E quella parte, giustissimo quella che avete detto, è quella parte che ci aiuta ad attivare, ad attivarci. Se non avessimo l'intelletto non potremmo fare assolutamente nulla. Quindi l'intelletto fondamentale. Parte delle emozioni. Che cosa sono le emozioni? Qualcosa che ti prende, interessante. Un altro idea sulle emozioni? Stato d'animo. La signora è proprio attiva. Stato d'animo. Oppure emozioni, qualcosa legato ancora alle emozioni. Ma va bene? Oh, quello che ci fa sentire vivi. Giustissimo, ve l'ho detto. È quello che io provo quando l'intelletto ci fa fare qualche cosa. Quindi l'intelletto ci spinge a fare qualche cosa, io faccio un'azione, spinto dall'intelletto, questa azione muove, suscita, fa sorgere, crea delle emozioni, mi fa sentire qualche cosa. Poi c'è la parte dell'intuito. Che cos'è l'intuito? Capire prima, capire se una cosa è giusta o sbagliata.
capire prima qualcosa se è giusto e sbagliato, sì, ma va più verso l'intelletto. Cioè, non è che è sbagliato, però... ci fa stare allerta, ci fa sentire prima qualche cosa, c'è qualche altra idea? Oppure mi fa capire se il mio corpo, se sono portata a fare quella Ci fa capire se il mio corpo è portato a... potrebbe essere, da quello che avete detto, quella vocina, che non so dov'è, c'è chi la chiama anima, c'è chi la chiama luce, c'è chi la chiama intuito, che mi dice o mi comunica qualche cosa. La signora diceva, prima di fare un'azione, c'è questa vocina che mi dice, attento, non farlo. L'altra signora mi diceva, che va sempre nella direzione del capire prima di fare l'azione. Poi c'è il corpo. Il corpo, poi mi chiedo che cos'è il corpo, però inizio a accennarlo io, è l'involucro, il contenitore di che cosa? Di tutto questo. Di tutto questo, perfetto. Quindi è... Ma il corpo, quindi, è più o meno importante delle altre parti? No, meno importante. Perché meno importante? Meno è uguale. È uguale. Sulle mani meno? Meno. Meno. Sulle quali uguale? Vinci uguale. Ok. Il corpo, sì, di fatto è uguale alle altre parti, è importantissimo, ma il corpo cosa fa? Sente tutte le altre tre parti, l'intelletto, le emozioni, l'intuito, ed è il collegamento tra ciò che sento, l'intelletto è dentro, l'intuito non lo vedo, le emozioni le vedo, il corpo porta fuori tutto quello che dicono quei tre. Se tutte queste tre persone, intelletto, intuito e emozioni sono in armonia, allora il corpo come sarà? Reagisce perfettamente, quindi sarà anche lui in armonia. Se l'intelletto litiga con le emozioni litigano con l'intuito parla più forte dell'intelletto, cosa succederà al corpo? Un caos. E quindi questo caos come lo possiamo tradurre? Sta a casa non va a correre, probabile. Quindi il mio corpo, sentendo tutte le discussioni tra l'intelletto, le emozioni e l'intuito, farà sì che per qualcuna di voi, per qualcuno di voi, non si attivi. E quindi sto seduto tutto il giorno a sentire questi tre che litigano. Ma cosa succede anche? Questa è una possibilità. Cosa succede al corpo quando le tre figure discutono? Che può decidere di sceglierne una. Può essere stimolato. È possibile che decida soltanto di andare verso l'intelletto, e va benissimo, cioè chi decide? Le persone molto intellettuali, che hanno come caratteristica essere molto, sono tutto il tempo a ragionare, a calcolare, a sistemare, a fare, e finché l'intelletto non si è placato, non c'è verso. Segue. Cosa succede? Questa è un'altra possibilità, segue l'intelletto. C'è un'altra possibilità che il corpo trasmette. Sciopero. Vedo che va tutto in quella direzione, che è interessante. Quando quelle tre parti lì continuano a discutere, il corpo non fa niente. Quindi possiamo dire che se forse siamo sedentari, l'abbiamo deciso adesso, è interessante quello che viene, se siamo sedentari è perché forse, non è che allora basta attivare il corpo, ma forse dobbiamo andare un po' indietro ad andare a capire, ma perché sono sedentari? E la risposta forse è qua, in quello che avete detto voi. L'intelletto sta litigando con le emozioni sta litigando con l'intuizione dice fai, ma l'intelletto sta lì che ragiona, e quindi il corpo non fa. Un'altra cosa però che succede al corpo, e non è emersa, ma vi lo do come spunto, è che quando il corpo, o meglio, quando le tre parti continuano a discutere,
Il corpo, e sente la discussione un giorno, e sente la discussione due giorni, e sente la discussione tre giorni, o non fa niente, o a furia di non far niente, oppure dai da non fare niente, si danneggia. E quindi tutti i dolorini, la cervicale, il mal di schiena. Solitamente sono due i punti che quei tre, quando litigano, va a prendere. Solitamente è nello stomaco e nella zona della cervicale. Solitamente. Chi conosce questi due aspetti che ha? Sulle mani, chi conosce questi aspetti? Ok, perfetto. Era importante fare questa premessa, perché è inutile parlare di, o meglio, nel mio modo di pensare, è inutile parlare soltanto di facciamo attività fisica, andiamo a camminare, se prima non conosciamo questi quattro aspetti. Quindi il corpo, a furia di sentire quelle quattro e le tre parti che discutono, il rischio è che non fa niente e che si ammali. Perché allora è importante attivarlo? Perché lui dice, vabbè, allora io mi muovo, mi attivo e tutti i mali passano. Sarebbe facile, è un primo passaggio però, nel senso che se io ho il corpo che continua ad ascoltare le tre parti e non si attiva, sicuramente il mio corpo tenderà a rallentare, rallento un giorno, fino a quando non farò nulla, forse, o magari farò meno, o magari non mi attiverò. Quindi è importante, tutti i medici lo stanno sostenendo ormai da anni sempre di più, è importante e dicono di attivare il corpo. Cosa succede quando il corpo si muove? Cosa succede proprio fisicamente e biologicamente? Se io non mi muovo, produco delle cellule, c'è proprio uno studio che dice questo, produco delle cellule che hanno tutto un nome particolare, una sigla particolare, ma che degenerano o accelerano il degeneramento delle fibre muscolari. Quindi, il fatto di stare fermo, il cervello non percepisce il movimento e quindi non percependo il movimento produce questo ormone che chiamiamo dell'invecchiamento. Poi non è corretto, non c'è una sigla, ma non è, è solo una sigla. Produce l'ormone dell'invecchiamento. Facendo un'attività sportiva, un'attività fisica, quello che io faccio è inverto questa tendenza, cioè produrrò meno ormoni dell'invecchiamento a favore di ormoni che possono essere endorfine, che sono l'ormone del benessere, che è quella, quel piacere che io sento quando faccio un'attività, ancora di più se faccio un'attività sportiva, ma dopo lo vediamo. Non è soltanto un benessere fisico. Visto con queste quattro parti, diventano due tipi di benessere. Benessere fisico e benessere psicologico. Dal mio punto di vista, che sono non solo un istruttore sportivo, ma sono un coach sportivo, mi interessa forse di più la parte della parte psicologica che supporta l'attività sportiva, che supporta la parte sportiva, perché se ci concentriamo soltanto sulla parte fisica e non do un'occhiata, un'attenzione anche alla parte psicologica, sicuramente avrò meno benefici rispetto a tenere presente sia la parte psicologica che poi mi dà risultati sulla parte fisica. Che cos'è quindi la parte psicologica? È tutta quell'aspetto mentale che precede il movimento. I medici parlano sempre di movimento, fate movimento, 5.000 passi al giorno, sulle riviste 10.000 passi, andate a camminare, fate la ginnastica dolce, ma non parlano, di questo aspetto che è molto importante dell'aspetto psicologico, cioè il fatto di sapere che ho un cervello che funziona, che se parla troppo non rispetterà il corpo e il corpo subirà poi delle conseguenze. Se non ascolto le mie emozioni non sarò in contatto col corpo, se non ascolto gli intuiti, l'intuito, non sarò in contatto col corpo. Quindi fondamentale è a dare una giusta attenzione prima all'aspetto psicologico
e poi all'aspetto corporeo. Ma come adesso entrare qui nel dilemma? Però cioè, io vi potrei spiegare, andate a camminare, vi insegno la tecnica, domani andate tutte a camminare, state tutte benissimo, state già benissimo, però via tutto. No, cioè, in realtà quello che mi piace o mi piacerebbe darvi è dare più peso, più valore alla parte psicologica, per poi supportare la parte sportiva. Quindi la prima parte la faremo un po' su questo aspetto, la seconda parte più sull'aspetto psicologico. Come faccio allora a rimanere in contatto, ascoltarmi sulla parte psicologica? È fondamentale, e questo viene prima di ogni attività sportiva, nei centri sportivi, nelle palestre, si insegna pochissimo, è fondamentale l'aspetto della respirazione. Grazie alla respirazione e alla corretta respirazione, io riuscirò a entrare in contatto con me, quindi ad ascoltarmi e quindi a rispettare l'intelletto, le emozioni e l'intuito, e a quel punto anche il corpo poi potrà rilassarsi e rilassato, rilassata, potrò fare un'attività sportiva molto più consapevole e che ha più benefici. Quindi respirazione. Tutti noi sappiamo respirare. Siamo qua, quindi respiriamo. Il problema è come respirare. Al di là della qualità dell'aria, se non voglio entrare l'aria, però lasciamo perdere tutti quegli aspetti. Come respirare? Solitamente nessuno ci insegna a respirare. Noi nasciamo, il bambino nasce e sanno, respira. Quando corre sento più il fiatone, quando vado meno veloce sento meno il fiatone, prendo aria, porto fuori aria, l'aria entra nei polmoni, mi alimenta e poi aria che porto fuori. È importante nell'atto della respirazione avere una consapevolezza del fatto che sto respirando. Perché è importante avere una consapevolezza del fatto che sto respirando? Perché non lo diamo per scontato, cioè respiro, cioè come potete fare, che consapevolezza ci vuole, respirare, non ci pensiamo neanche più che stiamo respirando. Importantissimo avere la consapevolezza del respiro, perché mi aiuta a concentrarmi su di me e non ad ascoltare tutte quelle che sono le voci o i rumori interni. Cosa sono i rumori interni? Tutte quelle voci, adesso sono qua, devo fare quello, chi se lo sta facendo quell'altro, e tutto questo rumore non mi aiuta a rilassare il corpo. Il fatto di concentrarmi sulla respirazione mi aiuta a rilassarmi. È possibile che nell'atto della respirazione, questo lo fanno anche gli atleti di altissimo livello, cioè i top atleti passano allenamenti a concentrarsi sulla respirazione, perché proprio perché l'effetto che genera la corretta respirazione aiuta ad abbassare la soglia di stress, tra virgolette, e quindi di ascolto e quindi poi di prestazione sportiva, ma poi lo vedremo dopo. Quindi vi voglio fare un esercizio da seduti. Volevo portarvi a camminare, però siete in troppe. No. Allora, proviamo a vi va di fare un esercizio di respirazione? No. Sulle mani chi non lo vuole fare? No, tutti sì. Perfetto. Ok. Allora, cosa faccio? Innanzitutto vi chiedo di sciogliere le braccia. Ok, trovate una posizione comoda sulla sedia. Proprio scegliete una posizione. Ve l'avevo detto che ero una docente strana, quindi non ha fatto niente. Ok, trovo, bravissimo, portato giù le giacche, sciolgo. E trovo una posizione comoda. Quello che inizio a fare è prendere aria col naso e portare fuori con la bocca. Adesso state cercando di capire, secondo me in questo momento siete tutte nell'intelletto. Cosa mi fa fare questo? Cosa devo sentire? Ok, non vi faccio mai niente, so che è soltanto respirazione. Mentre fate questo, prendo aria col naso, porto su le spalle e porto fuori. Oh, un po' meglio. È possibile che mentre facciamo questo esercizio,
lì entra un pensiero, cioè, cavolo, dovevo fare quella roba lì, non l'ho fatta. È normale, perché siamo umani, i pensieri entrano. Il problema è che mentre faccio una cosa, i pensieri continuano a entrare e a martellarci. E devo fare quello, devo fare quell'altro. E a volte la ispirazione va un po' come capita. Quindi è importantissimo, se mi entra un pensiero, col respiro successivo, oh, okay. Vedo già le spalle che si abbassano, penso qualcuno si addormenta, non è quello lo scopo. Se mi viene da sbadigliare, per me è solo un regalo, non vi preoccupate, perché? Perché è il segno che quello che sta avvenendo è, funziona, non è per me un motivo di imbarazzo, molte volte, è il massimo che si possa ottenere. Perché vuol dire che state, finalmente, stiamo mollando. Quindi fate ancora, prendo aria col naso. Oh, che perfetto. Sciolgo le spalle. Ok. Quello che aggiungo è, quando porto fuori l'aria, è come quando dite, dico la parola, non so se si può dire, quindi adesso mi butta fuori, è come quando dico, cioè, ha un valore energetico completamente diverso tra... facciamo un... ma senza dire, non lo pensate, magari tutto va bene, tutto è bellissimo, funziona, la vita è bella, tutto, ma prendo aria col naso... Oh, sentite già probabilmente un effetto energetico all'altezza delle spalle. Questo è un primo esercizio che sia i top atleti di altissimo livello fanno prima di fare una prestazione sportiva, e quello che fanno i manager di un'azienda prima di andare in una riunione molto importante, ma è quello che potete fare anche voi nella giornata. E più vi abituate a fare questo esercizio qua, più il corpo avrà la possibilità di... proviamo ancora una volta insieme. Libera la signora, è liberatorio proprio. È questo quello che avviene. Quindi prima di parlare di attività sportiva, prima di parlare di tecnica, prima di parlare di come camminare, che attività fare, è importantissimo questo aspetto della respirazione. Al mattino, io ve lo consiglio sempre, al mattino, appena vi alzate, la prima cosa, prima di iniziare a pensare, devo fare questo, devo fare quell'altro, devo dire, e poi vi buttate nella giornata, andate a prendere i nipoti, andate a prendere i figli, cucina, voglia, e voglia lì, perfetto. Prima di fare quelle voglia lì, la cosa importante e molto funzionale al vostro corpo è respirare. Quindi, questo è un primo compito che vi darò tutta una serie di compiti, poi vi manderò tutte una mail, tutto scritto, ci sarà tutto scritto, ma il primo aspetto, la prima cosa che vi do è respirare. Facciamo che io sono andato a un corso recentemente e durante il corso ogni tanto il docente si fermava e diceva, ok, respiriamo tutti. Ok, andiamo. Perché non siamo abituati. Cioè, è talmente inconsapevole il fatto di respirare, è naturale respirare, che non ci penso. Cioè, a volte, cosa succede? Che quando sono in situazioni particolarmente stressanti o dove sono di corsa, smetto quasi di respirare. Non è che smettete di respirare, ma il respiro diventa molto corto. La signora diceva, mi sento, capita, no? Mi manca l'aria, perché è talmente quella cosa lì, siamo mai abituati a una società dove dobbiamo correre continuamente, che non è una corsa di attività sportiva, ma è una corsa presa da ogni cosa, che il respiro è talmente inconsapevole che non ci penso neanche più. Cosa succede? Che organizzano dei corsi per imparare a respirare. Quindi questo non ci sarà un corso a respirare, ma è veramente una pillola fondamentale. I medici non so
quanto dicano dell'importanza del respirare. Non, qualche medico? Nessuno. Non andate dal vostro medico e dite guardate che quello mi ha detto di respirare. No. Quindi questo è il primo aspetto. Primo aspetto, dica. Serve anche per l'insonnia, è fondamentale. Per l'insonnia, solitamente, ecco il tema dell'insonnia. Solitamente l'insonnia, non so se capita sempre alle 3 di notte. A chi è che capita alle 3 di notte sulla mano? Perfetto. C'è uno studio che dice, proprio è studiato, non l'ho detto a caso, è studiato che alle 3 di notte è l'orario in cui il sonno ha fatto, ci sono tutte delle serie di fasi del sonno, alle 3 di notte, se io sono particolarmente preoccupato, stressato, in ansia, alle 3 di notte io guardo l'orologio e vedo, ecco, ci siamo, sono le 3. Poi c'è chi si addormenta, c'è chi non si riaddormenta, c'è chi alle 3 si mette a fare il caffè così è meglio, c'è chi stira, c'è chi fa il tutto. No, non ho sentito di tutto. Perché? Perché è proprio un orario dove è stato studiato scientificamente che in quel punto della notte, in quel punto del sonno, alle 3 di notte, se io sono, quindi se siete particolarmente preoccupati, mettete la sveglia alle 3, così almeno suona la sveglia, usate la sveglia, mettete alle 3 e iniziate a fare. Cosa si può fare per superare questa fase? Cioè, sono le 3 di notte. Il respiro, come diceva la signora, è fondamentale. Nel senso che so, o meglio adesso sapete, che se mi sveglio alle 3 di notte è perché c'è qualcosa che non va. Quel qualcosa che non va sarà sicuramente l'intelletto che sta discutendo con le emozioni che stanno discutendo con l'intuito, l'intuito che litiga con le emozioni che non vuole ascoltare l'intuito, il corpo cosa fa? Si sveglia. Il corpo subisce, tra virgolette, i danni di quei tre lì che continuano a litigare. Quindi cosa posso fare col corpo per dire a quei tre lì? Devo fare un'azione col corpo che mi permetta di dire ai quei tre lì, allora, facciamola finita, perché sennò io qui non dormo. E poi se non dormo domani mattina non so se arrivo a mezzogiorno, poi mi viene sonno, poi non riesco a fare tutto quello che devo fare. Cosa posso fare di fisico per fare in modo che quei tre lì abbassino la voce? La prima cosa che mi sto dicendo è respirare. Cioè il respirare mi aiuta ad abbassare quella soglia di stress, chiamiamolo così. Come dovrò respirare? Quindi siete nel letto, immagino. Dormite tutti sdraiati, penso, sì, ok, sdraiati. Quello che posso fare è ascoltare non le tre voci che stanno discutendo, perché è probabile che quando vi svegliate quello che sentite, devo fare quell'altro, dove mi sono incazzato, ma quell'altro mi ha detto, perché mi ha detto così, mi ha guardato male, e parlano. Quello che posso fare è ascoltare il respiro, tanto quanto fanno gli atleti, cioè gli atleti di top livello, prima di una prestazione sportiva, anche loro non dormono la notte perché sanno riuscirò a fare il record, riuscirò a fare 100 metri, riuscirò a fare la maratona. Quello che fanno è respirano. Quindi, prendere col naso, okay. È possibile che la prima volta quelli continuano a parlare, la seconda volta che a parlare, vi invito a sperimentarlo. Adesso spegniamo le luci, questa poi dormiamo tutti e facciamo la parte. No! Quello che vi invito a fare è respirare. Quello che potete aggiungere per abbassare quel livello di stress è questo. Secondo voi, poi lo provate a casa stanotte, chi si sveglia alle 3? A tutte, l'ho già non sempre. Non sempre, no, normale, no. Poi ci saranno dei periodi di più e dei periodi di meno. Insieme alla respirazione, voi mi dite, ma questo devo parlare di cammino, sa parlare di tutt'altro, ma ci arriviamo al cammino, ma è fondamentale che io faccia questa parte qui per poi arrivare al cammino. C'è Olivia che mi guarda male, no, sei preoccupata Olivia, no, tu sapevi che andava così, ok. Quello che posso aggiungere è, porto la mano sinistra,
la porto all'altezza non del cuore, ma al centro del petto. Potete farlo, che è il centro energetico. Cosa succede? Che portando la mano al centro del petto, questo è studiato scientificamente, questa mano cosa fa? Crea un collegamento tra il centro energetico, gira, e manda un impulso al cervello. Cosa succede? Sempre da sdraiati, sì, aspettate che metto i lastri, se no non lo faccio bene. Sempre da sdraiati. Se volete sdraiarvi, potete sdraiarvi, se volete no. Guardate che prendo, che davvero... Allora... Mi ero preparato tutto un discorso che solitamente quando mi preparo un discorso non va così. Quindi cosa succede? Oh, perfetto. La mano sinistra la porto nel centro energetico. Non devo schiacciare, non devo tenere... Semplicemente morbido. Cosa si crea? Si crea un passaggio dal centro energetico attraverso il braccio che manda un impulso al cervello. Poi nel cervello c'è l'ipotalamo, l'amigdala, lasciamo perdere le cose scientifiche. L'altra mano cosa fa? L'appoggio sopra il palmo della mano. Ok. Non è sul cuore, è proprio nel centro. Proprio da sinistra. Perfetto. Lì. Sul centro energetico. A questo punto, quello che faccio è prendo aria col naso. Quella roba. Questo è un ottimo esercizio di rilassamento che, aggiunto alla corretta respirazione, abbassa la soglia di stress. Non so se vi capita quando prendete uno spavento, solitamente si fa così. Ok, o mi devo dire, solitamente, no? Perché questo gesto fisico è una rassicurazione, è come se mi stessi rassicurando che tutto va bene. Mia sorella ha litigato con la vicina, va bene, non è che cambiamo la situazione, non cambiamo la situazione, semplicemente abbassiamo quel livello di stress. E quindi se sono le 3 di notte e non dormo più, continuerò a pensare, meno mi addormenterò, perché cosa succede? Che quelle tre parti lì continueranno a parlare, e quindi con più parlo, più sento parlare, meno mi addormento. Quello che devo fare è mano sinistra, mano destra, facciamo ancora insieme, mai pensavate di fare una del genere, prendo anche col naso, e l'effetto energetico che produce questo esercizio semplicissimo è proprio quello di calmare il livello di stress. E lo potete fare in qualsiasi momento della giornata. Se lo fate la mattina appena vi svegliate, prima ancora di appoggiare i piedi da terra, prima ancora di iniziare a pensare tutta la giornata, prima cosa, giustissima domanda, interessante. Allora proviamo a fare questo esperimento, lo proviamo a fare prima con gli occhi aperti e dopo una giustissima osservazione, lo proviamo a fare prima con gli occhi aperti e dopo lo facciamo con gli occhi chiusi. Quindi porto la mano sinistra, poi porto la mano, occhi aperti, prendo aria e ascolto. Cos'è questo? Ma sono dentro, guardate come succede, come mi sentite. Ok, porto giù le braccia, sciocco. Per chi vuole, perché magari qualcuno non vuole fare gli occhi chiusi, per chi vuole, stessa cosa con gli occhi chiusi. Poi vediamo cosa succede. Mano sinistra, mano destra, chiudo gli occhi.
chiari e ascolto. Chi ha sentito più beneficio con gli occhi aperti sulla mano? Va benissimo, non c'è una risposta giusta. Chi ha sentito più beneficio con gli occhi chiusi? La risposta è questa qui. Non c'è una risposta corretta, c'è semplicemente come mi sento io. Perché non do una risposta? Perché così io rispetto il mio corpo. Cioè ci sono persone che con gli occhi chiusi, perché sono particolarmente controllanti, perché sono per qualsiasi motivo non si sentono di farlo con gli occhi chiusi, e hanno un beneficio a tenere gli occhi aperti, e va benissimo. Perché? Perché hanno un beneficio. Cioè l'obiettivo è avere beneficio. L'obiettivo è abbassare il livello di stress. Non mi sento di farlo da sdraiato, lo voglio fare in piedi, va benissimo. Mi sento di farlo con le ciabatte perché sennò sento il pavimento freddo, va benissimo. Quello che produce il beneficio è rispetto il mio corpo, e poi è l'aspetto tecnico. Certo che se lo faccio senza portare le mani al centro energetico, è probabile che l'effetto non è uguale. Per quante volte? Quanto tempo? Anche lì non c'è un tempo corretto, non deve essere 100 volte. Perché cosa succede? Se io lo faccio tantissime volte, è probabile che poi parte l'intelletto. E deve essere fondamentalmente calmare e intuito. Se mi metto lì così, diventa l'esercizio per il parto, che non è proprio, io non l'ho partorito, non lo posso sapere, non voglio entrare in quel campo lì. Però anche nelle sale parto, io non ho partorito, quindi non posso dirlo, però fanno fare questo esercizio. Sì, assolutamente, lo risporto per quante volte, quindi mediamente è 3-4 volte, mediamente. Quante volte nella giornata? Tutte le volte che voglio. Certo che se sono dal macellaio e quello si incazza e io davanti a tutti mi metto così, mi arrestano, mi questo è matto. Quindi fatelo quante volte volete, fate attenzione, perché magari uno non lo sa cosa stai facendo, non lo lascia perdere. Ma è tu Gigi che mi ha detto che devo fare così perché faccio lo stress. Fatelo, però dica. Sì. Sì. Prima di cantare, sì, quando fa una respirazione del genere, ci fanno prendere l'aria dal naso, sì, e poi da tutti fuori, piano, 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 con la bocca. Sì. Ma è la stessa cosa. È la stessa cosa. Quello a cui si vuole arrivare è quello che vale. Cioè, per questo ho detto voglio ampliare lo spazio. Non è solo gli atleti, i coristi, i cantanti, perché stiamo lavorando o stiamo affrontando l'aspetto perfetto. Le donne che partoriscono, il medico prima di fare un intervento, il laureato prima di discutere la tesi, Olivia prima che io salissi sul palco, perché oh mio Dio, c'è Gigi. Cioè questa è veramente a 360 gradi. Cioè potete usare, ma anche devo parlare con mio suocero e so che Mina. Aspetta un attimo, scusa un attimo, aspetta un attimo che vado. Cioè, veramente, e nel tuo caso o nel caso di chi canta, è più abbasso quella soglia di stress, meno sarò nei pensieri e molto probabilmente il coro rimane più armonico o canto meglio. Nel caso di un chirurgo, faccio un esempio, che magari ha avuto una riunione prima, il fatto di respirare abbassa la soglia di stress. Dica. Volevo chiedere, il diaframma? Sì. Sì? Allargo molto durante la respirazione e restringo durante la respirazione. Sì, e la respirazione diaframmatica è fondamentale, è un po' più complicata. Cioè, per chi fa yoga, per chi fa Pilates è la base, però da spiegare, neanche da spiegare, da mettere in pratica è molto più complicato. Però è ottima, cioè è un aiuto in più. Cos'è la respirazione diaframmatica? Mentre noi quella polmonare, chiamiamola così, è prendere col naso, fuori con la bocca, non sto pensando, la diaframmatica è quando prendo aria, io immagino di gonfiare un palloncino.
però è già è, all'inizio è molto di intelletto. Per le persone molto intellettuali o che hanno un intelletto che parla moltissimo diventa complicato, però è funzionale, cioè estremamente, gli atleti, top atleti aggiungono anche la respirazione diaframmatica. Io quello che consiglio è già avere consapevolezza di respirare tanta roba, già riuscire a fare questo esercizio grandissimo, se poi aggiungo anche quella diaframmatica ancora meglio, è veramente il top che si possa ottenere, assolutamente. Visto che la respirazione viene prima di tutto l'aspetto legato al movimento, legato al cammino, perché abbassa la soglia di stress. A questo punto so respirare, ho abbassato la soglia dello stress, poi mi ascolterò di più. Cosa succede a volte quando mi ascolto di più o quando sono in contatto con me? Perché è un po' una fregatura. In che senso una fregatura? Se io non mi ascolto, Quindi, dolori, acciacchi, gioie, cioè non pensiamo soltanto alle cose negative, ma vado via liscio con un treno perché non ascolto. Il risvolto della medaglia è qual è? Che se io mi ascolto, utilizzo la respirazione, inizierò ad ascoltare, quindi a sentire delle cose. È così semplice sentire le cose nel corpo? A volte è meglio non sentire. Cioè, è legato allo sport. C'è qualcuno che magari sente l'intuito che gli dice guarda che oggi non fare una lì. Non ascolto e vado per la mia strada. E poi potrebbe succedere magari dolori o cose varie. Oppure sono molto felice, quindi abbiamo visto una cosa negativa, guardiamo una cosa positiva, sono molto felice, non mi ascolto, decido di fare 10 km perché mi sento forte, sono felice, vado, non mi ascolto. Quindi ascoltarsi è ascolto con una intelligenza emotiva che è sia per le cose negative ma anche per le cose positive. Quindi svilupperò anche un'intelligenza emotiva legata all'ascolto che mi aiuterà poi in che cosa? La signora nel coro mi aiuterà nel coro, la signora, cioè la signora che fa ciclismo nel ciclismo, una signora fa ginnastica dolce nella ginnastica dolce, ma avrò più rispetto del mio corpo. È fondamentale, sia che sia corista, che sia atleta, ciclista, è fondamentale, poi lo leghiamo al cammino, ma è fondamentale che io rispetti il mio corpo e sia in contatto col mio corpo, perché sicuramente se sono in contatto col mio corpo avrò più benefici, ma sicuramente ci sarà il giorno che non sono in forma e quindi oggi faccio 2 chilometri, il giorno che sono particolarmente in forma faccio 2 chilometri, poi vado anche a fare la ginnastica dolce, il giorno che non mi sento e quindi sto a casa, ma sono in contatto con me, non passo sopra a tutto quanto. E quindi cosa succede? Che se io sono in contatto con me, magari riuscirò anche a essere il terapeuta o il medico di me stesso. La signora che fa così, non è facile, ma è fondamentale. Perché vi sto dicendo questo? Perché sono tutte cose che poco vengono insegnate, non è che non vengono insegnate, poco vengono insegnate, ma quando si parla di sport si parla solo di sport, il gesto tecnico, ma è riduttivo quello che fa di solito, perché non sono un istruttore, sono un coach proprio per questo, perché guardiamo tutto e dopo pensiamo. A questo punto l'attività sportiva è veramente, io poi cammino, poi tiro l'acqua al mulino, inizio per camminare, poi parlo di camminare, ma è soltanto una piccola parte di tutto quello che deve avvenire prima di fare un'attività sportiva e prima di avere benefici attraverso un'attività sportiva, qualunque essa sia.
Quindi se io non sono in contatto con me, non avrò, non è che non avrò benefici, avrò meno benefici, perché non sono in contatto con me. Quindi cosa facciamo? Quindi ritorniamo indietro, cosa abbiamo visto? Respirazione fondamentale, la respirazione per andare col naso fuori con la bocca, se voglio aggiungere, perché mi sveglio alle 3 di notte, ma anche durante la giornata, porto le mani sul petto nel centro energetico, tutto questo lavoro qua mi serve a rimanere in contatto con me. Come base. Come base, ma come base veramente su tutto. Cioè, devo stirare, non c'ho voglia, e sento una rabbia che vorrei spaccare tutto. E poi stiro perché devo stirare, eccetera. Ma è completamente diverso. Adesso non voglio dire che poi dopo questo stirando benefici, ma sì. È una base sempre comunque. Esatto. È una base assolutamente. Provate a pensare di stirare con un nervoso addosso perché non c'ho voglia e stirare col fatto, vabbè, non c'ho voglia, però lo devo fare e stiro. Dai, faccio l'esempio dello stirare, ma veramente fa tutti gli esempi che volete, nel senso, devo fare, ma non lo so. Fatemi un esempio di un esempio voi. Cucinare, ecco. Un momento, un esempio. Sopportare la moglie, quello sicuramente. No, quello lo dico io. No, cucinare no. Quindi, abbiamo detto tutte queste cose qui. A questo punto sono in ascolto di me. Iniziamo ad avvicinarci al... Se vi sto annoiando, alzate la mano. Respirate, se vi annoio respirate, voi respirate, tanto vi ho dato la pillola. Ok, vi devo togliere la maglietta con il caldo. Scusate, ma no, vado avanti così, va bene. Cosa succede? A questo punto ho respirato, ho dormito, ho mani sul cuore, ho creato la base, posso iniziare a muovermi. Cosa succede facendo del movimento? Fate attenzione, non sto dicendo camminando, io mi occupo di cammino, ma cosa succede facendo movimento? Anche il coro è movimento, quindi anche la signora del ciclismo, dov'è la signora del ciclismo? Eccola lì, ma Gigi parla del ciclismo, come fa il ciclismo? Ginnastica dolce, sulle mani ginnastica dolce, sulle mani parli di gruppo? Perfetto, sulle mani zumba, eccola lì, peccato. C'è qualche sport che non ho nominato? Nuoto. Nuoto, è vero, nuoto. Sport bidi. Bravo, perfetto. Cosa avviene quando io faccio un movimento? Quindi nuoto, balli di gruppo, coro, sport bidi, tutto quanto. Io produco, come ho detto prima, o meglio, inverto la produzione di ormoni che mi portano all'invecchiamento, perché ahimè, cioè, gli anni passano e voi siete giovanissimi, quindi non è un vostro problema, però prima o poi, come me, invecchierò, voi no, non è il vostro problema. Devo invertire questa tendenza. Cosa vuol dire invertire? Non vuol dire che interrompo, ma se io mando dei segnali al cervello che io sono una persona attiva, io sono una persona attiva, il cervello recepisce, io sono una persona attiva e rallenta il processo di invecchiamento. Quindi il movimento è fondamentale per invertire il processo di invecchiamento. Tre aspetti che io sviluppo facendo attività sportiva. La corretta attività sportiva. Il primo aspetto, e qui questi tre aspetti concorrono a diminuire la fase di invecchiamento. Il primo aspetto, io sviluppo forza. Il secondo aspetto è sviluppo resistenza. Il terzo aspetto, sviluppo equilibrio. Vediamo un po' cosa sono. La forza solitamente si pensa sollevare qualche cosa, sì, è se io non faccio movimento o attività sportiva, i muscoli che sorreggono la nostra struttura del corpo non saranno allenati o mano a mano perderanno
tono e quindi daranno spazio al processo di invecchiamento. Quindi sì, è vero che la forza è intesa come sollevo 10 kg, sollevo 5 kg, ma è proprio, ancora un po' più attentamente, è tengo il muscolo attivo e tonico. Poi il muscolo attivo e tonico mi permette di sollevare, di camminare, di fare. Quindi è più io faccio movimento, più i muscoli non hanno tempo di invecchiare, perché se oggi faccio nuoto, domani faccio ballo di gruppo, domani faccio il giro del Largo Santa Maria e un giorno mi sposto, più io faccio movimento, più il muscolo rimarrà allenato. Più il muscolo è allenato, meno invecchio, o meglio, non è che invecchio, invecchio più lentamente. Resistenza. Cosa succede? Che se io alleno la forza, e forza inteso quello che abbiamo detto prima, io sarò più resistente. Che cos'è la resistenza? Potrò fare un esercizio fisico per più tempo. Non so se è mai capitato che decidete, oh, da oggi vado a camminare, da oggi vado a fare balli di gruppo, faccio mezz'ora, vedo tutti i santi del paradiso e mi siedo lì. Se io continuo due volte a settimana, una volta a settimana, con costanza, diventerò più resistente. Finisco questi tre aspetti e poi facciamo la pausa. Diventando più resistente, io potrò fare quell'esercizio fisico per più tempo. La prima volta 10 minuti, la seconda volta 20 minuti, la terza volta 30 minuti, la quarta volta 40 minuti e così via. Più io sono resistente e più riesco a fare l'esercizio fisico per più tempo, più cosa faccio? Diminuisco la velocità di invecchiamento. Quindi forza e resistenza contribuiscono a invecchiare meno. L'ultimo aspetto, poi andiamo in pausa, è l'equilibrio. Cosa, che non è soltanto l'equilibrio, sto in equilibrio, è anche quello, ma è l'equilibrio psico-fisico. Perché? Perché se io ho la muscolatura allenata, anche la mia struttura del corpo rimarrà più in equilibrio fisico. Quando io camminerò, sarò più resistente a eventuali inciampi, a eventuali saliscendi, gradini, le gambe mi sorreggeranno, l'addominale mi sorreggerà la colonna, e quindi io lavorerò in equilibrio fisico, ma anche equilibrio psicologico, perché facendo movimento scarico tutta l'ossitocina, che è quell'ormone dell'arrabbiatura, scarico le tensioni, e quindi anche la mia rabbia, abbiamo detto rabbia prima, ma anche altre emozioni si abbasseranno e quindi sarò più in equilibrio sia con la parte mentale sia con la parte fisica. E ci interrompiamo qua, così fate un bel caffè o voi bevete quello che volete. Se avete delle domande, io sono qui a vostra disposizione. Ripartiamo poi da questi tre aspetti. Grazie.